Buon lunedì 6 luglio 2020. Stamattina mi sono alzato con un pensiero. Quando a volte si va da un medico psichiatra, mi stavo ricordando, nonostante la persona non manifesti a volte una sintomatologia espressa in quell'attimo circostanziale, che possa arrecare alcun indugio nel terapeuta di quella che può essere una certa evidence di un quadro psicopatologico. Cosa succede? A volte ti fanno domande tipo: ma tu ti senti perseguitato? Ah, io lo posso accettare le prime volte, no? Questo tipo di domande. Ma poi, anche dopo alla terza volta, secondo me già è assai. Già è un po', come dire, non lo reputo proprio consono. Non la reputo una domanda molto contestuale per chi mi guarda in faccia, per chi dalle prime dai primi imprinting comunicazionali ha capito dalle prime volte con chi ha a che fare. Va bene. Allora, che dire? È ovvio che il paziente intelligente, una volta che vede il medico molto taciturno, molto catatonico, molto restio, ha un'apertura di dialogo in senso lato, in senso trasversale, in senso orizzontale, a 360 gradi su, ma non ci sono medici psichiatri che proprio nel loro la loro propriocezione, il loro stile, di quello che deve essere l'incontro col paziente, ti fanno quelle domanducce, mentre anche se non ti conoscono, non sanno neanche perché sei lì. Almeno questo è quello che fanno capire a volte, magari. Ti incantellano con queste domande che non lasciano neanche il tempo che trovano davanti a una persona abbastanza sempre, che è stata sempre lucida. Allora, dov'è che io ricolloco la mia attenzione? Sono domande che, a dire il vero, fanno riflettere, no? Sulla propria autoconcezione, sul proprio modo di relazionarsi, sull'autoanalisi, volendo, dei propri stati d'animo, delle proprie, come dire, delle proprie del proprio stile di ambientarsi, di ambientazione, sia nelle relazioni che con se stessi, nei luoghi in cui la persona si trova anche a volte da sola con se stessa. E lo abbiamo visto in questo periodo di quarantena appena passato, che molti si sono misurati come io. Non ho mai procrastinato nella mia vita, nelle mie abitudini di vita, dal autoanalizzarsi, dal rimanere, diciamo, soli con se stessi. E va bene. Detto questo, sapendo questo medico, in quando io glielo spiegai il 19 dicembre scorso, che ho fatto 6 anni e 11 mesi di centro di riabilitazione, si è concesso di farmi questa domanda: ma ti senti perseguitato? Ma qualcuno ti vuole male? Senti qualche forza che ti vuole male? Ma dico io,
Ma io, Giuseppe, no? Davanti a queste persone faccio del mio meglio per far capire che la realtà oggettiva può differire umilmente dai nostri pensieri, dal nostro modo di vedere i fenomeni che ci circondano, compresi quelli interiori a volte. Non a caso il metodo scientifico è fatto di ipotesi, cioè se io arrivo a fare ragionamenti per esclusione, questa ipotesi ha portato a... non è convalidabile, non conferma la tesi, sto parlando ipoteticamente, allora va scartata fino a quando non si arriva alla soluzione più idonea. Dico io. Sono domandine che mi rendo conto, ahimè. Quelli che mi conoscono dopo la terza volta, dopo la seconda, certe volte pure, neanche me le fanno più. Prendono, iniettano il long acting, lo sottoscrivono come medici di turno. Anzi, prima salutano, poi si ricordano, prima salutano per andarsene, poi si ricordano che devono sottoscrivere. Ah, è giusto, io non... No, no, non che devono visitare il paziente prima di risottoporlo al trattamento, ma che devono firmare la sottoscrizione, cioè... del trattamento, mensile. Allora cioè, poi buonanotte a tutti, tanto io devo andarmene, cioè, dice il medico. Ma dico io, è possibile mai che un paziente abituato a trattamenti restii dal punto di vista delle risposte, dei controtransfert che riceve ad ogni iniziativa di fare qualcosa di innovativo? Io sono stato 6 anni e 11 mesi in quel centro di uno psichiatrico a Trinità, e ogni qualvolta che rispondevo con quello che ritenevo vero con me stesso nei temi, in qualcosa, dicevo che okay, io andavo fuori tema oppure venivo etichettato come non contestuale a quello che veniva richiesto. Mi rendevo conto che a volte quando questo si ripete, cioè che quando una persona risulta essere agli occhi di terzi categoricamente quasi non contestuale, beh, allora viene da chiedersi, è la persona, il paziente che risponde in maniera inopportuna al contesto, a ciò che viene richiesto nel contesto, oppure non è altro che la visione di chi dovrebbe fargli da operatore sanitario, da educatore, da assistente, da sociale. Di quella di pensarlo in questo verso: non sei contestuale se non mi togli il lavoro, se no poi io con chi devo lavorare? Se tu sei fluttua bene il tuo pensiero, giustamente lì voglio dire sei patologico a convenienza mia. Questo rende molto questo discorso. Voglio dire, allora qui viene da chiedersi: il paziente è capace di distinguere? Io come paziente sono capace abbastanza di distinguere quando si tratta di una realtà oggettiva e quando questa descrizione oggettiva o meno che io asserisco di fare, al di là dell'oggettività adesso,
sono consapevole che sfuci in un territorio, per voler usare la terminologia di uno psicoanalista del Novecento, un territorio dove ciò che viene descritto è al confine o va al di là della realtà oggettiva, bensì a una semplice interpretazione personale che può essere erronea. Allora, l'autoconvincimento di ciò che un paziente dice. Quanto è in grado l'operatore di saperlo convalidare? C'è anche questo da chiedersi, di saperlo avallare come fonte psicogena o altresì, diciamo, ego distonica, no? Dal punto di vista della fluttuazione del pensiero coerente del paziente stesso. Allora, coerente o patologico, mi riferivo, cioè, io mi chiedo. Un medico, chi è per dire, è mio padre, chi è per dire che tu devi fare questa terapia per chi ha sintomi psicotici, quest'altra terapia per più di 10 anni, più di 14 anni? Vedete, è una cosa proprio obbrobriosa doversi ritrovare davanti a risposte chiuse certe volte. Perché fino a quando io che sono collaborativo, mi mostro collaborativo, ho a che fare con control transfer, cioè con feedback anche di risposta nella stessa misura in cui io mi pongo nei loro riguardi, onesta, sincera e quant'altro. Non credo, fino a quando io adopero questo atteggiamento, non credo che mi meriti di essere trattato con censure o con reazioni tipo io ti denuncio, quando io obiettivamente constato i frame e i limiti di questi sistemi nei miei confronti. Come nei confronti degli altri pazienti, talvolta, ma partiamo dai miei, perché ogni qualvolta che io mi sono confrontato con un operatore, spesso c'è la risposta: è privacy, fatti i fatti tuoi, non puoi entrare in merito. Ah, io non è che voglio entrare in merito della loro metodologia di lavoro, ma quello che voglio dire è che nella loro modalità di interfacciarsi con i pazienti, come posso dire, la faccia rende molto l'espressione del volto, quello che sto pensando. Contengono nel loro non dire quello che il paziente si aspetta a livello di limpidità dei loro trattamenti. Una raffica, non una serie di atteggiamenti in cui la persona si chiede: ma sono degno di essere trattato da un servizio pubblico con tali risposte chiuse o non risposte? Scusate. Allora, un conto è abituare il paziente alle difficoltà della vita, alle ostilità della vita, agli impedimenti. È un conto impegnarsi, fare di tutto
per recitare la parte di chi applica questi impedimenti, perché cioè, essere una persona abbastanza modesta, abbastanza alla mano come me, e ritrovarsi catapultati sin dal minorenne, da quando ero minorenne, trovarmi catapultato in una situazione dove o fai questo, ti ricovero, Saccotelli ti aspetta, e quello sta a fare quello di qua, e quello, tanto poi ti ricovero, tanto i soldi io per pagare l'avvocato che era tua madre. No. Tanto io non lo devo pagare proprio. Queste risposte da, neanche da quattro soldi, che fanno dubitare dell'entità, dell'humus che si viene a creare, si dovrebbe venire a creare, che si è creato in maniera alquanto dubbia da quello che dovrebbe essere il normale percorso a favore della salute psichica in senso lato del paziente o dell'utente, come lo vogliamo chiamare. Allora, come dire, a volte le cose si pensano e hanno un fondo di realtà. C'è una differenza tra, per esempio, loro ti chiedono: ti senti perseguitato in una visita X? Come prima domanda, senza capire che fai nella vita, cosa ti senti perseguitato? Vabbè, perché ti trovi lì? Allora la persona gli risponde: vedi, il mio modo di rispondere è questo, è sempre schietto. Mi rendo conto che se mi trovo in questo tipo di strutture e accade che i trattamenti di queste strutture sul mio conto, al di là della condivisibilità, hanno a che fare con una chiusura, con dei frame nei miei confronti, io li posso accettare una volta, 10 volte, ma non rispondo direttamente in questa maniera. Quello che gli faccio capire è che se mi trovo in determinate circostanze di ambienti clinici, questi ambienti con tira e molla, in maniera fredda, in maniera tutt'altro che empatica, ti condizionano, mi condizionano, chissà quanti altri l'hanno fatto, ad adempiere in maniera ripetitiva, categorica, a determinate assunzioni, al di là ora delle sostanze psicotrope, il concetto è semplice, è più semplice di quello che col passare del tempo una persona si va a costruire. Il concetto è questo: un medico ti chiede, ma ti senti perseguitato? C'è qualcuno che ti vuole male? Vabbè, già mi hai fatto la prima domanda, più passi alla seconda, allora il paziente aumenta di qualche millisecondo il battito cardiaco, nel senso la frequenza entra in quella sorta di allerta, no? Perché capisce che il medico vuole scrutare nel paziente, però il medico da parte sua, devo dire che è raro che ho trovato quelli che veramente si aprono, che a viso aperto contraccambiano, cercano di farlo l'insight del paziente, dell'utente. Allora, cosa dire?
La risposta mia, se uno mi chiede, ti senti perseguitato, quale può essere? A primo impatto, così, ma questo che si è bevuto, è giusto che uno se lo chieda. Perché fino a prova contraria, io prima di entrare in queste strutture non ho importunato nessuno, non mi sono comportato in maniera anomala, tale da condizionare la salubrità di un contesto, né tantomeno dal punto di vista psicologico o materiale. Allora, cosa succede? Succede questo. Ti senti perseguitato? Me lo richiedo. Il medico me lo chiede. Allora io rispondo. Ricordo come ho risposto. Se i trattamenti si ripetono in questa struttura come è accaduto in altre, con dei modi di fare che non si interfacciano con la volontà, minimamente, con la volontà e con la di conseguenza, al di là della dignità adesso, è proprio quell'imprinting, quell'andazio che si va a creare, che nei confronti del paziente, non dico che non lo lascia libero, perché anche se poi ci arrivo a quel punto. Perché se io dico non mi lasci libero, allora poi il medico può dire sì, si fa sempre quello che dici tu. Per un semplice fatto che la terapia non viene condivisa. Ah, non è. Dico io, c'è una sorta, al di là della filosofia del confine tra libertà e libertinaggio, quello che mi fanno capire loro, che percepisco quando mi chiedono ti senti perseguitato, lo lascio nel posticipo la riflessione della mia percezione, della mia interpretazione dei gesti, della mimica facciale e quant'altro. Io cerco di dare la risposta sempre oggettiva, coerente con in qui ed ora. Detto che mi trovo in questa struttura. E in questa struttura io mi presento, pur ritenendo ostili le reazioni dei terapeuti e immeritate nei miei confronti, sia per sovradosaggi categorici e per perseveranze di prescrizionismi, non adeguate alla mia reale condizione psichica. Cosa succede? Ah, uno si chiede, se tutto il resto va bene, tu vieni qua. Io, se tutto il resto mi va bene e frequento questi luoghi, il medico si chiede, se tutto ti va bene e frequenti questo luogo e non ti va bene quello che succede in questo luogo, che ci vieni a fare? La risposta è insita nelle reazioni dei medici stessi alla domanda ti senti perseguitato se io non frequentassi più quei luoghi. Allora, non ci prendiamo in giro. Voglio dire, le minacce a volte sono velate. Le vedo io le minacce? Non credo di vederle. Cioè, può darsi pure che io lo possa percepire l'atteggiamento loro nei miei confronti un po' più rigido rispetto a quello che lo prenderebbe una persona non abituata minimamente a essere trattata in maniera chiusa, con dei frame ripetuti, categorici, insistenti, irruenti, per i quali io non mi sento odiato. Perché c'è una differenza, dico io, tra sentirsi odiati e sentirsi perseguitati? Bene sì. Il fatto che uno si possa sentire perseguitato
non vuol dire che si faccia coinvolgere da una sfera pressoché emotiva, sentimentale, tale da non recepire il senso, la persecuzione in sé di ciò che intellettivamente, psicologicamente o materialmente, concretamente, la persona va a subire. Perché, come dicevo, Scherzovinsky, un psicanalista del Novecento, ci teneva a definire la realtà oggettiva dalla realtà interpretativa. Ebbene sì, allora io mi sento, se mi sento perseguitato, ipotesi, rispondo a questo, non ho avuto modo di spiegarlo al medico. Il fatto di sentirsi perseguitati implica necessariamente il fatto che qualcuno senti che ti vuole male, che sei costretto a comprovare il sentimento di una persona nei tuoi confronti. Io, se mi sento perseguitato, comprovo automaticamente un sentimento negativo, spregevole di una persona nei miei riguardi? La risposta è no, perché io sono una persona abbastanza capace di valutare le cose oggettivamente. E in quanto tale voglio essere rispettato per la mia autonomia di pensiero, nonché per la mia salubrità delle doti psicoattitudinali. Della mia lucidità, della mia eccetera, eccetera. No, ci siamo capiti. Del mio essere consono al contesto del qui ed ora. Per quanto a molti faccia comodo scriverne tutt'altro. Allora, io Giuseppe, non facendomi coinvolgere, accantonando quella che possa essere la sfera emotivo sentimentale, sia nelle prime impressioni, nella mia propriocezione col mondo in generale, in senso lato, sia in una semplice reazione di un medico che può avere, cioè al contrario, diciamo, è spazientato, si dice in gergo, in dialettale, cioè al contrario, è spazientato in quella circostanza in cui gli vengono i 5 minuti e vede un post dove obiettivamente io scrivo imparzialmente come sono stato trattato. Allora io mi chiedo, no, io mi chiedo, sono capace di discernere? Sì, sono capace di distinguere la realtà dal pensiero ipotetico. Allora, questa è una bella cosa, me la devo tenere cara e non me la faccio compromettere dal primo medico che mi risponde in 448 o non mi risponde proprio quando si deve scusare per avermi aumentato il dosaggio nonostante il mese precedente, a quando io glielo faccio notare, lui stesso ha detto che il long acting va ripetuto come di consueto. C'è stato uno svistamento, mi aveva detto l'altro medico a gennaio scorso, in riferimento all'inizio del long acting del dicembre 2019. D'accordo, ma questi sono troppi fatti personali. Io non credo che chi parli molto dei propri fatti personali in sé debba essere necessariamente una persona insicura o patologica, o che debba essere necessariamente etichettata come un quadro clinico dal punto di vista psichiatrico. Io penso che parlare di sé può aiutare meglio a confrontarsi con gli altri, e il confronto, quando ben accetto, quando ci si sente alla pari, cioè quando io faccio di tutto per te, tu fai di tutto per me nei limiti delle possibilità umane, credo che un confronto disinteressato non faccia male a nessuno. Allora, cosa succede?
Le troppe risposte, tipo tu fai sapere agli altri che vieni al CSM, ma tu che cosa hai nella testa? Queste cose sono cose private, riservate. Ma io non ho niente da nascondere agli altri. Io mi mostro limpidamente nei confronti degli altri. So rendermi utile, riconosco quando uno è grato nei miei confronti. La mia vita si può dire che è qualcosa di limpido, perché ogni volta che qualcuno mi chiede qualcosa, io gli rispondo con franchezza. E con la disponibilità. Chi contraccambia questo atteggiamento nei miei riguardi, che sia uno sconosciuto, che sia in un attimo circostanziale, una persona che io conosco e non conosco, cioè un conoscente vago, io mi sento gratificato per questo. Allora, cosa c'è da osservare in questi atteggiamenti, no? Che invitano alla chiusura, a non aprirsi, a dare risposte iterative, chiuse. Ah, io mi chiedo, merito gli ambienti psichiatrici alla Carlona Maniera? Oppure merito qualcuno che veramente mi dice, tu hai questo problema qua? Si risolve così e così, piuttosto che uno che mi dice tu eri intoppato nel linguaggio, ti ricordi quando andavi al liceo? Io ho parlato con i professori e tu ora mi tratti così. Un operatore non faccio il nome. Allora dico io, tu mi hai visto parlare con i miei coetanei quando stavo al liceo? O hai sentito solo i professori che mi volevano cacciare dal liceo? È diverso, informati e non mi dare inutilmente per iscritto, non faccia a faccia, ovviamente, perché per quanto uno possa scrivere che io sono un minorato, da una minorazione a livello mentale, è diverso da quello che uno pensa certe volte, che sia un terapeuta, che sia un medico che ti parla faccia a faccia, si capisce anche quello che nella propria indole vorrebbe fare davanti a una persona semplice, davanti a una persona umile, davanti a una persona moderata nel rispondere e nell'accettare le osservazioni. Allora, cosa mi sento di dire? Io sono questo. E quando qualcuno mi dice sì, ora ti senti stanco per i farmaci, ma non quando ti arriva la pensione, no? Quando il conto lievita, tu non ti sei, è diverso il fatto. Io una risposta ce l'ho anche per questi. E fallo lievitare, risponda alla leggera, ma per chi mi conosce, ovviamente il fatto è questo. Il fatto è questo. Se il conto lievita da 2 anni, perché prima non lo prendevo neanche. Fatti miei, lo so. Cosa succede se lievita? Lievita. Ciò non vuol dire che io sono capace, ho le mie capacità prossime per farlo lievitare ancora di più, ma non per prendere la pensione sempre, per trovare un lavoro autonomo, personale, con le mie capacità. Col mio stato. Di condizioni mentali e fisiche che non mi hanno mai abbandonato, che non mi hanno mai lasciato a me stesso. Grazie a me, prima di tutto. E poi, se qualcuno mi aveva risposto a tono, si sarà degnato di darmi. Sicuramente c'è stato anche qualche momento di empatizzazione. Voglio dire, è importante saper riconoscere ciò che una persona fa nei miei confronti. Ma è altresì importante
sapere fino a che punto questa persona che fa qualcosa nei miei confronti si mette in discussione, come lo faccio io con me stesso. Allora, dico io, mettere in discussione, che significa, no? Senza fare la filosofia. Che io vado lì la prossima volta, il medico mi dice, io ti ho denunciato, ma vedi, non credo che stia diffamando qualcuno adesso, e quindi non credo che il medico me lo dirà per questo posto. Mettersi in discussione quando si fa e perché si fa? Per crescere o per interessi personali? I medici che rispondono sempre alle mie esigenze fisiologiche di essere ridotto i farmaci in maniera chiusa, troncando, non rispondono proprio veramente. Io faccio 20 giorni di diarrea, dottore, quando dopo che faccio il long acting non me li toglie nessuno 20 giorni di diarrea. Che devo fare come Vittorio Sgarbi sui social, che faccio, mi filmo quando sto al water, oppure prendiamo provvedimenti senza entrare sai, in quell'ambiente di intimità che mi andrebbe salvaguardato, diciamo, dalle, come si dice, dalle osservazioni altrui, dalle osservanze altrui, dal renderlo noto a tutti. Allora, cosa succede? Il medico non mi risponde neanche. Allora, dico io, tu mi hai conosciuto da 3 mesi e mi dici, la prossima volta te la vedi col dottor Magnifico. Ma il dottor Magnifico non mi conosce ancora, mi tratterà lo stesso così per 3 mesi? Mi chiedo, se tu hai una qualifica che magari sarà pure la stessa, ammesso che ce l'abbia il dottor Magnifico, di medico psichiatra, non ho visto nessuno sull'AFNOM, c'è l'anagrafica di medici psichiatri di cognome Magnifico, chiusa parentesi, aperta e chiusa. Ah, cosa succede? Se tu, cosa fai? Mi rispondi e non mi rispondi, sempre in maniera chiusa. Fai capire. Non fai capire che mi odi. Quindi io, no, per quanto mi possa sentire perseguitato, non mi sento odiato. Da. Perché riconosco che per quanto possano essere ostili i trattamenti nei miei riguardi, c'è una sorta di autoconservazione nelle risposte, di inibizione, non lo so, ma quasi di sottile aria di freno nei miei riguardi. Ah, posso mai odiare una persona che risponde in maniera borderline, frenata, in maniera non schietta? Lo fa, dico, avrà i problemi suoi questo medico, no? E una volta, lo fa 2 volte, lo fa 10 volte, e beh, e non rispondi ora, dici che fai conscienza e coscienza, e poi dici che merito la risposta chiusa. Solo perché ho registrato al centro diurno quello che combinavano nella stanza, allora beh, non ho neanche ascoltato, tra l'altro non mi sono interessato più a fare certe manovre. Allora, qui gatta ci cova, dico io, questi trattamenti a questi pazienti, dico io, se li meritano, risposte non date, non ha senso. Fosse stata una questione in cui io rischiavo la vita, allora beh,
il trattamento non condiviso col paziente potrebbe incorrere una consapevolezza che genera panico in chi è di fronte. Ma non rispondere, evitare, essere schivi nel fornire una spiegazione che rende me stesso a me, voglio dire, che mi rispondono, non mi rispondono, non cambia niente certe volte, perché in questi rapporti di freddezza emotiva io una cosa la percepisco, che l'odio non ce l'hanno nei miei confronti, sembrano l'indifferenza a volte. E a volte l'indifferenza è più grave dell'odio, no? Allora, se uno si sente perseguitato per l'odio, no? Ci può anche essere, non io. Invece, l'indifferenza è qualcosa di più, cioè, orribile certe volte, che si possa generare in un rapporto che dovrebbe essere terapeutico. Perché l'indifferenza è come se, una volta tolta, ammesso che uno riesca a togliere quella platina che ha generato quella freddezza, causa di quella freddezza magari, che a sua volta è concausata da interessi personali ovviamente, perché il medico non dà il sedere proprio con invalidità al 100% a uno che sta bene senza guadagno, a mio modo di vedere. Allora dico io, questa freddezza, una volta che viene tolta la platina, cosa rimane? Cosa rimane? Un atteggiamento sicuramente che va a celare, celato bene da una platina, da atteggiamenti, risposte affettate, di quelle che in inglese si definiscono mean person. Allora, cosa succede? Una volta, 10 volte, 100 volte, dopodiché il paziente intelligentemente dice: perché devo andare io a casa se tu non stai facendo il tuo dovere di medico di diagnosticarmi quello che realmente ho e di trattarmi per quello che realmente ho bisogno? È normale che ogni paziente necessita il trattamento di cui ha bisogno. Ma è che poi la risposta a questa domanda l'avrei potuta avere quando io ho chiesto come mai vengo trattato con questi dosaggi. Quello ti risponde: io ora, da ora in poi, tu meriti risposte in questa maniera. Io lavoro con scienza e coscienza. Se non ti conviene, giri i tacchi. E se io voglio che tu giri i tacchi, come la mettiamo? Ah, diventa una questione alquanto, come dire, quasi non paranoica in senso patologico, ma una questione che si potrebbe sciogliere in un batter d'occhio, facendo notare un professionista con attributi e serio quello che io realmente ho e quello che si constata di me nel mio modo di comunicare, nel mio modo di essere psichicamente. Una diagnosi fatta in maniera dignitosa, diciamo, no? E non a convenienza di chi ci guadagna con escamotage che solo loro conoscono. Allora, detto questo, io Giuseppe, una volta che mi rendo conto della differenza tra sentirsi perseguitati e sentirsi voluti male o bene che sia, senza farmi coinvolgere, accantonando il lato emotivo, che cosa mi sento di rispondere ai medici? Fate pace col cervello vostro,
se un domani si scoprirà che qualcosa non è proprio come la descrivete voi.